Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cosa mangio in un giorno? Siamo arrivati al numero 40 e mamma mia, sono tantissimi, pieno stile autunnale, invernale. Vedrete quindi tante ricettine per scaldarci un pochino e vi mando un grossissimo bacio e vi lascio al video. Come sempre fateci sapere se il video vi è piaciuto e mettete un bel mi piace, così ne arriveranno altri. Ciao! Questa mattina per colazione ho preparato un porridge d'avena al cioccolato. Ho utilizzato il mix che avevo preparato nel meal prep, vi lascio il link del video nelle schede. Dentro c'è avena, cacao, frutta secca, è molto semplice ma anche molto nutriente. Aggiungo un pochino di latte, questo è latte di riso, mescolo bene e metto nel microonde per circa 1 o massimo 2 minuti, poi dipende sempre dal vostro forno e dal tipo di avena. Infine decoro con un pochino di cocco grattugiato e qualche chicco di melograno. E guardate che bell'effetto, super colorato e buonissimo, e poi per prepararlo, come avete visto, ci vuole davvero poco tempo, quindi è perfetto per la colazione quando si va anche di fretta. Subito dopo la colazione ho preparato la merenda da portarmi dietro. Ho provato queste barrette che ho preso su Amazon, gli ingredienti non sono male e il sapore è molto buono. La apro così vi faccio vedere anche come è fatta e come vedete sono morbide morbide, me le aspettavo croccanti invece sono proprio morbide. Quindi per evitare di romperla ora che l'ho aperta la vado a inserire in questo piccolo contenitore che sembra fatto apposta e ci accompagno un po' di frutta secca sempre messa in un contenitore così posso portarmela dietro agevolmente. Per pranzo oggi non avevo voglia di primi piatti come pasta o riso, quindi ho fatto un bel calzone con tanta verdura, delle olivette e la ricotta. Avevo questa biete già cotta pronta per essere utilizzata, quindi l'ho semplicemente tagliata bene e aggiunto sale, olive, olio, ricotta, peperoncino e aglio in polvere. Poi ho mescolato bene tutto quanto e ho iniziato a stendere la mia pasta brisée. Quindi l'ho farcita come sempre per metà, poi ho richiuso e sigillato bene i bordi. Io li sigillo sempre con una forchetta così sto sicura che non esce nulla. E poi chiudo facendo un cordoncino. A questo punto, prima di infornare, ho pennellato sopra un pochino di salsa appena condita con olio, sale e origano e poi ho cotto a 190 gradi circa 30 minuti. E questo è il risultato, facilissimo e davvero gustoso. Questo è uno di quei pranzi che vi potete portare anche fuori se mangiate in ufficio oppure all'università perché è davvero molto molto versatile. Infine per cena ho preparato uno dei miei piatti preferiti del momento, la zuppa di patate che ho cotto con la slow cooker, quindi l'ho messa su nel pomeriggio perché come sapete la slow cooker ha dei tempi di cottura lunghi. Prepararla è davvero facilissimo, ho triturato le patate, io uso il mio amatissimo Moulinex, vi lascio in descrizione il link per acquistarlo su Amazon se vi interessa, come vedete è davvero molto molto comodo perché ci mette un attimo. Poi ho messo a bagno i miei funghi, questi sono dei porcini bellissimi e profumatissimi. Li ho messi quindi a mollo con dell'acqua calda e lasciati riposare qualche minuto. Dopodiché ho messo nella slow cooker le patate, i funghi strizzati e anche tritati, un po' di brodo e un po' di latte vegetale. Ho aggiunto il sale e le mie erbe aromatiche. Quindi mescoliamo bene. E possiamo far partire. Io l'ho cotta per circa 5 ore. Al termine della cottura ho aggiunto un pochino di curcuma e ho frullato un pochino con il frullatore ad immersione. E questo è il risultato. È davvero un piatto povero anche di ingredienti perché ha davvero dentro pochissime cose, ma a me piace tantissimo. Poi adesso che inizia a fare freddo è proprio quello che ci vuole. Se volete farla nella maniera tradizionale basterà mettere tutti gli ingredienti che avete visto in una pentola e cuocere il tutto per circa 30 minuti, anche 40.
Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!